Lei è il signor Giuseppe. Dimmi. Ha 85 anni e negli anni del periodo del nazismo lei aveva 20 anni. Negli anni. Ci racconta un po' di quanto riguarda la guerra e tutto quello che è accaduto. Va bene, lo dico. Allora, io sono partito il 11 gennaio 43. Sono andata a Sala La Vista e siamo andata nella artiglieria. Nella fuglieria siamo andati a Utile, ho fatto 40 giorni di istruzione che abbiamo fatto, poi dovevamo partire in rosso. Dalla rossa siamo venuti a Negrano, dalla rossa siamo andati in Slovenia Obiano. Obiano ho fatto 7 mesi di militare, anche là ho fatto. Nel settembre del 43 ci hanno preso prigionieri, l'8 settembre. Questa abbiamo fatto una vita, sì, sono andata in prigioniere in Germania. La Germania siamo andata a Berlino. Berlino ho fatto 14 mesi. Da Berlino siamo andati a Ludwigshafen, ci viene chiamata là. In zona d'operazione, proprio in zona di guerra, a fare il trincee. E siamo stati allenati 7-8 mesi. Quando venite, poi abbiamo avuto, sì, stiamo a 8 km di distanza dalla America, gli americani, che ci avevano liberato. Ci hanno liberato il 29 aprile del 45. Li hanno liberato. Ci hanno liberato gli americani, sì. E stiamo in una campagna, per esempio, con 200-300.000 abitanti. E abbiamo fatto tutta la giornata di festa della Pasqua. Abbiamo fatto poi sono americani, anche quando sono arrivati americani, stava una strada morottiera. Abbiamo visto i tedeschi che venivano contro di noi. Contro di noi, però quelli non è che venivano contro di noi. Ci hanno visto, ci hanno avvisato italiani. State attenti dai fascisti, dalle SS. State attenti, dice. E gli stessi cosa avete una parlata di carbonaggio, stiamo qui qua. E noi stiamo una piccola barracca in questa incontrazione qua, era sì. Poi, stiamo a destra di muro, va. E stiamo aperti, non è chiuso completamente. Io avevo un fazzoletto bianco. E sono messi di là a guardare l'americano che venivano a liberarci. Quando una volta ci hanno sparato, ci hanno dato due o tre colpi. I tre fazzoletti l'ho cacciato fuori e ho fatto questo sostegno qua. E venivano quattro militari, due siciliani, un figlio di italiano, un figlio di Monte Sant'Angelo, pure americano, e un altro non so che cos'è. Boh, questo ne abbiamo di fondo di noi. Siamo usciti fuori. L'abbiamo visto e abbiamo preso le mani italiane. E ci hanno liberato boh, completamente. L'americano sempre, sì. E siamo stati due o tre giorni, dopo quel paese sotto là, tutta la festa di Pasqua. Ha fatto mangiare due persone nella famiglia. E questo qua lo sappiamo. Ci hanno liberato, molti che è stata attenzione, sempre che i partigiani stanno là, sempre che visto l'SS. Come infatti, come stiamo parlando, tutte e tre o quattro persone, ci hanno sparato, ci hanno dato due o tre colpi, due persone, sempre questi tedeschi. Poi hanno preso, hanno ammazzato, insomma. Poi da là cosa ci hanno mandato un altro paesotti. Poi ci hanno abbandonato, che poi facciamo la vita per conto nostro. Sono andato là, insomma, e
insieme dei grossi, francesi, polacchi, stiamo tutti assieme, tutta là, un paesotto piccolino per lo stesso. Poi è stato un momento, poi abbiamo visto che noi ci avevano abbandonato completamente. E qua come facciamo qua? C'era uno di Foggia, un ragazzo di Foggia, diceva che lì c'è la famiglia a Foggia. Ha bisogno di andare, lui diceva in dialetto, a stare i grani, di andare a raccogliere i grani per invernare, siamo nel mangiare. E insomma, è andato a un municipio, ha fregato due o tre biciclette. Ci siamo messi sopra e ci siamo andati. Poi già, gli americani stessi, come temo, facciamo noi il cammino, abbiamo fatto 500 chilometri, abbiamo fatto, su un prene. Dopo prene, vogliono pensare agli americani, la stessa cosa. Ci hanno messo nella macchina, ci hanno messo dopo prene, abbiamo fatto 5-6 giorni. Da questi 5-6 giorni poi siamo andati, sì, poi ci siamo scappati. E no, perché ne vediamo nessun movimento là. Foggiano, niente. Abbiamo preso il treno e ci siamo venuti. Fino a Foggia. Voglio dire un'altra cosa, ma mi sono dimenticato. Quando ci hanno liberati i tedeschi, no, gli americani, i tedeschi ci portano avanzare, facciamo avanzare, facciamo arretrare, arretrare significa che noi siamo contro i tedeschi, e gli americani venivano sempre davanti. E poi stiamo fermando sopra un cimitero. La notte che avvenne, siamo andati a piedi, come? E la notte, e il giorno stiamo fermati, e stiamo in un cimitero. Da questo cimitero qua, no? Era come camminare, stiamo una ballata. Due americani a parete. Sarebbe stato sempre, stiamo in un cimitero, non scritto lì. Stiamo altre persone, ci mangiamo una pecora, ecco. Stiamo una pecora, ci hanno visto, mi dico, cosa fate? Lui, senza mangiare, senza niente, non è che stiamo da mangiare qualche cosa. E stiamo in un ufficio, là, un baracco. E da lì abbiamo cotto, ci abbiamo mangiato. Poi la stessa cosa, insomma, l'abbiamo fatta dalle strade. Abbiamo fatto 500 km sulla bicicletta, sempre con la strada, sempre senza mangiare, giorno, la notte, il giorno. E yeah, poi sono stato liberato. Poi quando sono stato prigioniero a Berlino, abbiamo avuto 175 bombardamenti, 75 mitagliati, insomma. E siamo stati un'altra volta, poi sotto un muro di forza, non è un muro di forza, è un muro di forza che si chiama parascheggia, sarebbe un rifugio e sarebbe quando va giù, vedi? Secondo starà per fondo a 100 metri, 50 metri, e un posto di qua, abbiamo avuto un bombardamento. Tutti vicini, e stiamo in una stanza, ma in un rifugio, da parte un po' all'angolo, da là. Io stavo di là proprio, all'angolo. I bombardamenti che abbiamo avuto, insomma, siamo stati fortunati. E c'era un paesano di Monte Sant'Angelo, però non lo conoscevo bene. Io come stavo là, ho visto i bombardamenti, in San Magdalena, proprio là. In dialetto, siamo anche lì, qui da Sintuto siamo anche lì, qua sta lì, in montagna e poi. E siamo vicini, insomma, siamo lì, salutati e accompagnati, siamo stati fortunati. Sotto in un bombardamento, stiamo tutti morti, tutti bombardati, un po' da me, e siamo stati fortunati. Nella volta lo stesso, era a Berlino, proprio sì, a Berlino, io volto mai c'è dal 44,
verso i punti c'era cioè il 44. E siamo stati anche là fortunati lo stesso, hanno bombardato il campo. Noi siamo sotto un rifugio che abbiamo fatto noi. In quel momento là, due bombe da fianco, forse da qua, questi rifugi, due bombe, un di là, senza scoppiare per niente. Siamo stati fortunati. E questo è, insomma, poi mi ho detto io adesso mi voglio. E stanno tante cose, ma che... Non ho da dire, ma... Non ce la faccio a decidere più, magari. Va bene. Però ringraziamo per la testimonianza. Hanno tutti i visitatori del Diario Montano.